Bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Io sono Maullo941 e oggi siamo tornati con i nostri gamberetti per la serie delle 7. Andiamo avanti, raga. Oggi ci giochiamo tutto il torneo, questo pre-estivo. Vediamo di portarlo a termine, vediamo se riusciamo a raggiungere la finale e a prenderci altri bei soldini. Detto questo, ragazzi, prima di partire col video, vi ringrazio per i like, per i commenti, per i suggerimenti e per il supporto che state dando a questa serie e che darete a questa serie. E vi ricordo di seguirmi sui profili Instagram, ovvero sui profili social, ovvero su Instagram e su Facebook. Mi trovate come Maullo941 e i link li trovate in descrizione. Detto questo, ragazzi, non perdiamo tempo, andiamo già subito alla prima partita contro il Pisa. Contro il Pisa del torneo nazionale. Sono felice che abbia deciso di mandarmi via. Buono, anch'io sono felice di averti mandato via. Spero che ci sia qualche squadra altrettanto felice di comprarti. Perché se siamo tutti felici di mandarti via e non c'è nessuno felice di comprarti, rimaniamo felici poco. Allora, ragazzuoli, io direi la prima partita ce la giochiamo così, con i titolarissimi, vediamo cosa riusciamo a fare contro il Pisa. Non dovrebbe essere un impegno chissà quanto gravoso, dovremmo riuscire a ottenere un buon risultato contro il Pisa, vero Gamberetti? Pareggiamo, espulso Red e Mbuluso è rotto, perfetto, ottimo, subito partenza col botto praticamente, mamma mia. Ah, porca miseria. Possiamo fare gli allenamenti. Andiamo avanti con gli allenamenti, raga. Andiamo avanti con gli allenamenti. Hamilton, devi crescere. Hamilton, niente un 53. Hamilton mio, devi crescere perché mi servi là in difesa. Mi servi in difesa come poche persone al mondo. Dai, 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 dai. Vediamo che è successo in partita. Allora, giocatore infortunato per 7 giorni. Mbulu e giocatore squalificato. Raja. Perfetto, ottimo. Ottimo. Andiamo avanti alla seconda partita che è contro il Walsall. Ok, Walsall. Avanza. Ah no, scusami, sono ancora fermo sugli allenamenti. Ero rincretinito io, raga. Non vedevo Diagorora completamente fuori forma. Offerta per il trasferimento per Alexander Tonev. Avete fatto l'offerta per l'uomo sbagliato. Perché Tonev? Tonev esterno sinistro, 66. 30 anni, no, 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 raga. Tonev ce lo teniamo. Alexander ce lo teniamo, signori miei. Mi serve per questa stagione. Per questa stagione mi serve. Allora, abbiamo Raja che è espulso, quindi entra. No, Mitchell può fare sia l'esterno destro che l'esterno sinistro. Buono, gioca Mitchell, ottimo a sapersi. Bulu, facciamo giocare Hamilton, raga. Diamo fiducia a Hamilton. Al centrocampo diamo fiducia anche a Diagourarà, che è fuori forma, e a Raid. Facciamo giocare i panchinari, raga. Nicholson sulla sinistra e diamo fiducia anche a Alderock dei poveri. So perfettamente che me ne pentirò. Dobbiamo levare però il cartellino rosso dalla panchina. Perché sennò non mi fa scendere in campo. Dobbiamo levare il cartellino rosso dalla panchina. Sto facendo giocare i miei giovani. Sperando che riescano a fare qualcosa di interessante. Portiamo Braxton. Ok, ci siamo, ci siamo, ci siamo, ci siamo, ci siamo. Seconda partita del girone, raga. Seconda partita del girone. Contro il Wall. No. Sbagliato tasto, raga. Scusa, abbiamo detto che dobbiamo simularle sempre tutti. Contro il Walsall, che la prima l'ha persa. Quindi incrocio le dita e perdiamo. Pa porca miseria, perdiamo pesantemente pure. 2-0. Mamma mia, 2-0. Siamo fuori dal torneo praticamente. Siamo praticamente fuori dal torneo. Siamo ultimi a un punto. Ottimo. Offerta per il prestito di Davis. Ok, Davis mio. Vai in prestito, fai esperienza, cresci. All'Eton Orient. Ok, vai in prestito, cresci e torna più forte di prima. Brutta sconfitta che non ci voleva, raga. Brutta sconfitta che non ci voleva. Se vinciamo questa, forse ancora riusciamo. Offerta per Park. Park mio, noi ti ringraziamo per tutti. Ci offrono 120, lui vale 120. Va bene, accettiamo secca, raga. C'ha 34 anni, non vale manco la pena andare a trattare. Non vale neanche la pena andare a trattare. Andiamo all'ultima partita del girone. Ultima partita del girone che si prospetta come un altro un brutto fallimento. Allora, rimettiamo i titolari. Johnson fuori per Statcom. Diagora e Raid. Raid è forte, raga. Io Raid lo lascio. Fuori Diagora e facciamo entrare Wilding, che ha recuperato. Sulla sinistra fuori Nicholson, torna Tonev. Park, mettiamo Mitchell al suo posto e al posto di Park dovrebbe essere tornato Raja, perfetto. Fuori Hamilton, dentro un Bulu è ancora rotto, diamo ancora fiducia a Hamilton, signori miei. E niente, giochiamo così, raga. L'ultima partita ce la giochiamo così, vediamo se siamo fortunati oppure no.
Vediamo se siamo fortunati oppure no. Contro il Sandpolten. Siamo in casa o fuori casa? Siamo in casa. Viene dal pareggio contro il Pisa. Vediamo se per fortuna se riusciamo a portarci a casa magari una vittoria. No. Altra sconfitta praticamente pesante. Non ci siamo nemmeno arrivati alle semifinali. Porca miseria. Altra sconfitta pesante. Va bene, va bene, va bene. Quindi usciamo con le ossa rotte dal girone dalla coppa pre-estiva. Va bene, dalla coppa estiva siamo usciti con le ossa rotte, signori miei. Va bene. Questo ci farà crescere ancora di più, ci farà più forza per crescere ancora di più. Va bene, va bene, va bene. Allora, io direi, abbiamo delle mail che andiamo a vedere. Davis in prestito, ok, primo torneo 400, la sua prestazione in coppa ha fatto letteralmente schifo. Era un po' il succo di quello che ci hanno detto come si chiama, dalla nostra società. Vediamo quali sono gli obiettivi della stagione, signori miei. Allora, ingaggia almeno due giocatori con meno di 20 anni, con un potenziale superiore. Ingaggia un giovane del tuo vivaio, l'abbiamo fatto. Mantiene una striscia dell'85% delle vittorie, ok. Termina a metà classifica, raggiunge i sedicesimi di finale, ok. Termina la stagione con un margine di guadagno di 10.000. Impossibile fare una cosa del genere, però va bene, va bene. Cioè, è impossibile riuscire a terminare la stagione con un budget di guadagno di 10.000, però va bene, va bene. Andiamo avanti, raga. Vediamo offerta per il trasferimento per Otes. Buono, 25 anni, lui vale 1.150, ce ne offrono 170. Vediamo se riusciamo ad arrivare a 200, raga. 200 sicuramente no, però magari 180, riusciamo ad alzarla magari di un altro pochino. Trattiamola, trattiamola. Il nostro Papa Maullo con la sua verve riuscirà a convincere questa squadra a pagare 200. Vediamo se ci riusciamo. Ne vogliamo 200, zio, ce li dai? Ce li danno! Mamma mia, Papa Maullo! Impressionante come li convince lui, non li convince nessuno. Grande Papa Maullo! Bello così, bravo Papa. Speriamo che accettano sia lui che Park e siamo messi abbastanza bene. Allora, io direi di andare avanti. Vediamo se arrivano anche i resoconti sui due giovani. Park l'abbiamo venduto. Ottimo, 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 ottimo. Ottimo, perché mi sono fermato? Non c'è bisogno di fermarmi, così possiamo andare a fare gli allenamenti. Ok, facciamo gli allenamenti, facciamo crescere i nostri giovani, 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 giovani. Il nostro portiere diventa un 67. Oh, il nostro The Rock diventa un 57. Dai The Rock che mi servi là davanti. Dai The Rock, mi serve un attaccante di sfondamento pesante. Andiamo avanti, ragazzuoli, andiamo avanti. Abbiamo venduto Park. Vediamo se Otis è venduto pure. Buono così, buono così. Abbiamo sfoltito la rosa. Abbiamo sfoltito la rosa. Andiamo. Oh, possiamo fare gli allenamenti. Possiamo fare gli allenamenti. Offerta per il trasferimento di chi? Di Gnobru. Mi offrono 760 per Gnobru. Mi offrono 760 per Gnobru. Lui quanto vale? 6,75. Andiamolo a trattare, raga. Se riesco a tirarci 800, lo vendo sicuro. C'ho due portieri che sono il futuro della mia squadra praticamente. Vediamo, vediamo, raga. A 31 anni, quando lo rivendo io a questo qua? Vediamo se riusciamo a piazzarlo per 800. 820. Secondo me mi sputano in faccia. Hanno accettato! No, vabbè, Papa Maullo è pauroso, raga. I poteri di Papa Maullo sono assurdi. Sono assurdi i poteri di Papa Maullo, raga. Incredibile, incredibile. Otis venduto e Park venduto. Ok, fermi tutti, raga, perché dobbiamo andare a levare il nostro secondo portiere dalla vendite. Dobbiamo levare il nostro secondo portiere dalle vendite. McKinley è diventato un 67 e sale verso 68, cioè l'avrebbe superato in pochissimo tempo, l'avrebbe superato in pochissimo tempo. E poi avremmo avuto problemi a dover parlare con lui, a non schierarlo più. Allora, Taylor non deve andare più in rimuovere dalla lista prestiti. Io ho 63 Taylor, dico non è niente per niente male. Va bene, va bene, va bene, va bene, va bene. Va bene così, signori miei. Andiamo avanti. Andiamo avanti, arriviamo oramai al primo di agosto. E penso, cioè, il primo agosto c'è già la prima partita. Offerta per il prestito di Taylor. No, 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 no. L'abbiamo appena levato dai prestiti di Taylor. Mi dispiace, deve rimanere con noi. Chi è che. Michael Taylor. Ha le qualità giuste.
diamogli fiducia al nostro giovane. Io scusatemi, volevo vedere semplicemente una cosa. Io avevo messo dei giovani qui, ma si sa qualcosa? Non abbiamo abbastanza informazioni perché non li ho fatti seguire, perché sono scemo. Sono scemo. Chris Morris. Va bene, facciamoli seguire, raga. Ho sbagliato io, ho sbagliato io. Ho sbagliato io, devo metterli a seguire e invece non me lo sono dimenticato praticamente. Devo metterli a farli seguire e me lo sono dimenticato. Allora, uno era. Voi direte perché ci stai tornando da qua? Non lo so perché ci sto tornando da qua. Dove erano? Non era Takkar. Uno era il nome impronunciabile. Allora, uno era un attaccante sicuro. No, Minala, no, Chris Morris, lui. Perfetto, chiedi a colui di essere seguito. E l'altro era un centrocampista impronunciabile. Un centrocampista impronunciabile. Dove sta il centrocampista? No, se lo sono già comprati. No, non ci credo. Non ci credo che se lo sono già comprati, raga. Abbiamo fatto la caca. Un fail terribile. Se lo sono già comprati. Porca miseria. Allora, togliamo dalla lista preferita e Morris ce l'andiamo a comprare subito, raga. No, non posso rischiare che se lo comprano pure. Non posso rischiare. Andiamo a comprare Morris. Andiamo a comprare Morris. Morris, 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 Morris. Ti diamo un turnover, Morris mio. Hai 18 anni, dico, ti dovrebbe andare bene. Magnifico, perfetto. 5 anni di contratto è quello che a noi sta bene. Accetta. Va bene così. Ne ignoriamo la clausola rescissoria. 650. Va bene, mi sembra abbastanza controfferta. Leviamo i bonus, avanziamo l'offerta e andiamo avanti così. Te gusta? Gli gusta! Perfetto. Abbiamo comprato il nostro attaccante, raga. Ha comprato il nostro attaccante. Vediamo un attimino quanto vale questo attaccante che abbiamo comprato. Morris, un 58. Mi aspettavo molto meglio, raga. Mi aspettavo decisamente molto meglio. Va bene, deve crescere. Lui e Johnson sono i nostri attaccanti del futuro, signori miei. Detto questo, ragazzi, io vi ringrazio per aver guardato questo video. Vi ringrazio per i like, per i commenti, per i suggerimenti e per il supporto che date a questa serie. Noi ci vediamo sempre qui sul canale per un prossimo contenuto. Bella raga, la stagione sta per iniziare, raga. Guardate dove è l'1 luglio, l'1 agosto, che già c'è la prima partita di campionato. Mamma mia, sale la tensione, raga. Ci vediamo al prossimo video. Bella raga, ciao!